Grazie e buonasera a tutti, grazie. Prego. Beh, innanzitutto grazie per la partecipazione, grazie per i numerosi ospiti, vedo il Vicepresidente del Senato, il Ministro Abodi, il Ministro Piantedosi, il Sottosegretario Mantovano. Sono molto lieto che la Camera dei Deputati ospiti oggi questo incontro in occasione della Giornata Mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Il tema scelto quest'anno è mettere al centro le persone, fermare lo stigma e la discriminazione, rafforzare la prevenzione. È ovviamente un obiettivo importante. Le droghe minano le fondamenta della società, delle famiglie e delle relazioni umane. E purtroppo ormai tendono a colpire anche fasce molto giovani della nostra popolazione. Vorrei quindi ringraziare in questa sede le tante persone del settore pubblico, dell'associazionismo e del volontariato che sostengono e assistono tutti i giorni le persone tossicodipendenti. È dunque essenziale aiutare coloro che soffrono di questa schiavitù. Secondo la relazione annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, dal 1973 più di 26.000 persone hanno perso la vita a causa degli stupefacenti. Si tratta di un numero molto elevato e che per noi è assolutamente inaccettabile. Questa consapevolezza deve spingerci a un impegno sempre maggiore sulla prevenzione. Servono continue campagne di sensibilizzazione nelle scuole e per le famiglie, così che i giovani siano consapevoli dei danni che le droghe provocano. Serve informazione sulle conseguenze che derivano dal consumo anche, per esempio, delle nuove droghe sintetiche. Ed è necessaria una maggiore conoscenza anche del commercio occulto nel dark web. Vedete, la droga non uccide solo chi ne fa uso, ma provoca anche vittime che incontra casualmente sulla propria strada. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, nella sua relazione per il 2023, ha evidenziato che negli ultimi anni il traffico internazionale di stupefacenti è aumentato. A maggior ragione non ci stancheremo mai di rinnovare l'impegno delle istituzioni per liberare la società dalla schiavitù delle droghe e per ribadire che la lotta agli stupefacenti è una priorità assoluta. E questo incontro testimonia la determinazione a lavorare con il massimo impegno in questa battaglia. Dopo il discorso ufficiale parliamo anche delle esperienze che ognuno di noi ha vissuto, perché vedete, io ho un impegno in questa lotta particolare, perché io sono nato e cresciuto in un quartiere molto difficile, soprattutto a causa delle droghe. E avevo un amico che era più piccolo di me. Era ancora un bimbo. Era uno dei pochi, perché sapete, già bambini la crisi demografica incominciava già a sentirsi fra gli anni 80 e gli anni 90. Non eravamo molti che giocavano nel cortile di casa mia. Questo ragazzino che si chiamava Andrea, aveva 5 anni meno di me, purtroppo è morto all'età di 10 anni, non per la droga, ma diciamo comunque a causa della droga. Il padre, che aveva fatto la vita che aveva fatto, aveva contratto una malattia e purtroppo l'aveva trasmessa a questo mio amico. Non è un morto, diciamo, di droga effettivo, ma lo è di conseguenza. E quanti ragazzi ho visto, magari con il fratello in galera, con il padre in galera, famiglie rovinate, quartieri anche rovinati, comunità rovinate e anche purtroppo bambini che non sono potuti diventare grandi a causa di questa piaga. È con questa riflessione che vi lascio, perché la droga non è solo le parole, non è solo la lotta ad alto livello, ma anche quello che succede a ognuno di noi giorno per giorno. E vi devo dire la verità, quando sono andato a San Patrignano nel 2019 da ministro, da una parte mi ha fatto anche molto piacere vedere diversi ragazzi che erano del mio quartiere essere lì e aver ritrovato una vita dignitosa, una vita nella società, una vita,
perché probabilmente non l'avrebbero avuto se avessero continuato su quella strada. È per questo che ringrazio tutti gli operatori in questo settore che combattono giorno per giorno, perché è una guerra che bisogna fare a favore di tutta la nostra comunità. Grazie mille e buon lavoro. Buonasera a tutti. Invito sul podio il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. Grazie. Buonasera a tutti. In pochi minuti voglio portare non soltanto il saluto del Senato della Repubblica e ringraziare il Presidente Fontana per ospitare in questa sala importante e prestigiosa questo evento internazionale che anche le nostre autorità hanno promosso, e ringraziare il Governo. In particolare, mi si consenta, per tutti, Alfredo Mantovano, con quale condividiamo da decenni, possiamo dire, gli anni passano, un impegno morale, prima ancora che politico e istituzionale, per il recupero e la prevenzione. Perché chi si batte contro le droghe ed è contrario alla legalizzazione è il vero aiutante di coloro che dalle droghe vogliono uscire. Prima il presidente Fontana ha voluto dedicare a una persona che non c'è più, una vittima indiretta della droga. E anch'io voglio fare una dedica a una persona che si chiama Filippo. Lui sa chi è, e qui c'è Giampaolo che lui sa chi è l'ultimo dei ragazzi che abbiamo aiutato ad andare in una comunità. E mi auguro che abbia un destino diverso di quel bambino incolpevole, che questo Filippo negli anni futuri possa prendere la parola nelle celebrazioni che faremo, finalmente recuperato alla vita. Perché le comunità, il volontariato laico, cattolico, di ogni ispirazione, aiuta a riprendere un percorso verso la vita. Si potrebbero dire molte cose, ma il tempo non ce lo consente. La cronaca ci richiama anche a tragiche realtà. Ieri sera ero col sindaco di Roma a casa al Palocco, quel bambino di 5 anni morto a causa di youtuber folli, erano forse anche consumatori di cannabis, lo dico ai legalizzatori, delle droghe che non sono leggere, che sono diverse da altre, ma che non sono da legalizzare. Così come apprezzo e ringrazio il Governo per aver rimesso al centro dell'agenda l'attuazione delle leggi esistenti. C'è la legge che consente, con l'articolo 94, di accompagnare nelle comunità a scontare pene anche fino a 4 a 6 anni se si accetta un percorso di recupero. E lo dico anche alle autorità del Ministero della Giustizia, della Sicurezza. Un giorno in una comunità costa la metà di un giorno in carcere e vale 10 volte di più come insegnamento morale, perché in carcere si impara il male, nella comunità si impara il bene. La legge c'è e bene ha fatto il Governo a indirizzare tutti gli uffici ad applicarla. Ecco, quindi parliamo in questa giornata di cose che possiamo fare con grande attenzione, anche quando si parla di produzione di canapa e si apre a tentativi equivoci, e quando si deve operare soprattutto per il rilancio del volontariato delle comunità, perché mai come in questo campo il principio della sussidiarietà è fondamentale. Lo Stato deve essere più flessibile, garantire mobilità tra una regione e l'altra per chi vuole andare in una comunità, ma se non ci fosse il volontariato non ci sarebbe la possibilità di fare dei passi in avanti. Quindi legalizzare sarebbe una scelta sbagliata, un'accettazione delle droghe, e credo che quindi dobbiamo andare nella direzione del recupero, della prevenzione, di una informazione corretta sui pericoli di tutte le droghe e un aiuto alla cultura della vita, del recupero, che anche molti di voi qua in questa sala praticano quotidianamente. Quindi io concludo ringraziando quanti sono in prima linea e salvano vite e ci danno quindi una speranza per il futuro. Grazie a voi. Invito sul palco il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, caro Presidente. Grazie per l'ospitalità, grazie al Dipartimento per le politiche antidroga, al sottosegretario e all'amico Alfredo Mantovano e a tutti voi presenti, autorità, colleghi. C'è la consapevolezza che questa non sia una delle classiche giornate dedicate a un tema,
Questo è semplicemente un momento di incontro, di ritrovo, di un impegno che si rinnova quotidianamente. Non se ne fa mai abbastanza, sicuramente abbiamo margini di miglioramento, quello che ha detto il Presidente Fontana e anche il Presidente Gasparri, richiama al senso della responsabilità per una contabilità che è ancora chiaramente insopportabile, perché i numeri ancora sono estremamente gravi e rappresentano due fenomeni che si specchiano tra loro in una relazione stretta e pericolosamente stretta. Il fenomeno sociale, quello legato alla fragilità con tutti i suoi impatti, e le dinamiche criminali di un'economia che va certamente stroncata. È un tema quindi che viaggia tra la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, nel quale indubbiamente il gioco di squadra istituzionale e tra le istituzioni e la società civile diventa un fattore decisivo per limitare e contrastare questo fenomeno. E le deleghe che mi sono state attribuite, quella dello sport e dei giovani, sono all'interno del problema, o meglio, è il problema che è all'interno di questo perimetro. Lo sport lo è anche quando non ce l'aspettiamo. Questa economia criminale, oltre a finanziarsi con traffici che conosciamo, secondo me trae spunto finanziario anche dalle scommesse illecite, dalla pirateria audiovisiva. Ci sono tante modalità per mettere in moto meccanismi economici che poi alla fine portano alla creazione di una dimensione dell'economia criminale che porta sul mercato quantità ingenti che sono a disposizione della fragilità dell'essere umano. Anche in altre occasioni io mi sono posto il problema di come dare un contributo sistematico, quotidiano. Diciamo che il primo tema che dobbiamo cercare di tenere presente è quello del linguaggio, quella dei canali di comunicazione e quella della comprensione di un fenomeno che passa evidentemente da spazi che vengono lasciati e che vengono lasciati dalla una vita qualitativamente adeguata a risposte che non arrivano, a debolezze, e che vengono chiaramente colmate da queste fenomenologie che lasciano il segno nella vita di tutti noi, direttamente e indirettamente, perché ancora una volta, caro Presidente Gasparri, quello che è successo qualche mese fa è la testimonianza che non fa male soltanto la droga a chi la consuma, ma a volte fa male a persone innocenti che vengono colpite in modo incosciente e irresponsabile. Lo sport è uno strumento straordinario, poi ve lo diranno in qualche maniera anche Arianna Fontana e Roberto Mancini, che sono qui presenti, così come Max Giusti, a testimonianza di piccole esperienze di vita che possono essere estremamente utili. Ritengo che lo sport debba impegnarsi di più non soltanto perché ha delle testimonianze attive rilevanti, ma anche perché all'interno dello sport abbiamo bisogno di formare i nostri dirigenti, i nostri tecnici, fare in modo che facendo sport i ragazzi colmino quelle distanze e colmino quei vuoti che socialmente producono poi effetti devastanti. Io ritengo che lo sport sia una delle principali difese immunitarie sociali. Non è soltanto una difesa immunitaria individuale. E lo vediamo dalle statistiche. Chi fa sport sicuramente ha una condizione di vita migliore. Ma le società, le comunità dove lo sport è più sviluppato sono comunità più sane. E non è un parere da convegno. È l'analisi, la ricerca, che dovrà essere sempre più tecnica, sempre più oggettiva, perché possa essere anche di indirizzo dal punto di vista della pianificazione delle attività. Dove c'è l'indice di sportività più elevato nel nostro paese, nella nostra nazione, la qualità della vita è migliore. E questo sulla base di indicatori oggettivi. Questo sta a significare che il nostro impegno, l'impegno di governo nell'ambito dello sviluppo dello sport dal basso, lo sport sociale, lo sport nelle scuole, lo sport collegato alla salute, dovrà essere proprio un impegno primario al quale poter trarre corrispondenza anche in termini di investimenti che possono, devono crescere, sono ancora pochi. E lo vediamo quanto margine di miglioramento c'è della presenza dello sport nelle scuole come luogo di indirizzo educativo, civico, morale. Lo dico con dignità, ma anche con determinazione. Il nostro impegno è fare in modo che quella scuola su due in Italia senza palestra ce l'abbia. Che lo sport si faccia nelle sue dimensioni dell'attività fisica, motoria, nella cultura del movimento, nella scuola elementare, non soltanto la quinta, un'ora, due ore a settimana.
È evidente che abbiamo dei margini di miglioramento, ci dobbiamo concentrare. E ho il piacere anche di fare qualche piccolo richiamo anche all'impegno della nostra società, la società di governo che è Sport e Salute, con la sua scuola dello sport, che rinnoverà il suo corso di formazione che partirà proprio il 29 settembre in occasione della Settimana Europea per lo Sport, proprio per la prevenzione e la lotta alle dipendenze giovanili, perché per quanto la droga sia un fattore centrale, noi dobbiamo anche allargare un po' gli orizzonti e guardare alle dipendenze in modo più articolato, vecchie e nuove dipendenze, perché ci sono quelle antiche, diciamo l'alcol, la droga, anzi la droga e l'alcol, e quelle nuove, la ludopatia, la dipendenza dal digitale, come al solito è una questione anche di misura in alcuni casi. Per la droga non è una questione di abuso, è una questione di uso, perché è evidente che quando si entra dentro il passo è breve tra l'uso e l'abuso, e la mancanza di controllo da questo punto di vista diventa letale. C'è da rimettere al centro, e questo ritorna al concetto della multidisciplinarietà e della interdisciplinarietà, la qualità della vita, che credo sia l'obiettivo principale di ogni azione istituzionale e di ogni azione, di ogni realtà che vive nella società civile. O almeno dovrebbe essere così. È una bussola, la qualità della vita, il benessere delle persone, il benessere delle comunità. Il che vuol dire che quei vuoti dei quali ho parlato qualche minuto fa dobbiamo riempirli con altre modalità, sapendo ascoltare, anche avendo un approccio di prossimità, andando incontro, rispondendo. È il senso del dovere che ci accompagna come compagine di governo, di lavorare insieme e fare in modo che le comunità sappiano che noi siamo pronti comunque a cercare di dare le risposte senza spacciare illusioni. Scusate il gioco di parole, perché certo questo sarebbe comunque dannoso. Papa Francesco, per chiudere il segmento sport e brevemente, perché so che il tempo è tiranno, in una delle mie ultime occasioni, poche ma comunque sempre molto intense, quando sono stato ripresentato mi ha detto: lei deve far fare sport ai giovani di più, perché più sport c'è, meno droga c'è. Io penso che non si debba aggiungere quasi altro rispetto a questa affermazione, che nella sua semplicità, nella sua profondità, nella sua solennità stabilisce il senso delle priorità e anche il senso dell'impegno del quale sono stato investito, ma che da solo certamente non porterò avanti, perché ho la fortuna di lavorare con una squadra di colleghi che è sempre pronta a collaborare e a lavorare appunto in gruppo. Un ultimo passaggio che riguarda l'altra componente, i giovani, in particolare il servizio civile universale, cosa non secondaria, un'altra delega meravigliosa. Quest'anno 75.000 giovani presteranno il loro servizio alla nazione attraverso una serie di attività, comprese quella del digitale, adesso lanceremo quella ambientale, lanceremo poi quella turistica, poi quella agricola. Mi soffermo su questo tema anche perché 400 ragazzi stanno sviluppando 30 progetti in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia, per favorire l'inserimento o reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in modo complementare rispetto a quelle realtà che lo fanno già con merito da tanto tempo. Migliorare l'assistenza, e non soltanto a chi cade un po' nella trappola, ma anche alle famiglie che hanno bisogno comunque di essere ulteriormente sostenute e accompagnate. Arginare il fenomeno facendo informazione, comunicazione, formazione, e rafforzare la prevenzione, che è un fattore decisivo, come l'abbiamo detto. Questo, chiudendo, è per ribadire che questa giornata, per quanto ci riguarda, penso per tutti voi, non sia soltanto la classica giornata celebrativa, ma il rinnovo di un impegno che sarà sempre più importante portare avanti insieme, ringraziando chi lo fa con intensità quotidiana. Grazie. Adesso invito sul palco il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie al delegato alle politiche antidroga, al sottosegretario Mantovano, per aver voluto, organizzato con determinazione questa giornata.
Nel 1987 viene istituita la giornata mondiale contro la droga e contro il traffico illecito. Sono trascorsi 36 anni, si pensava che in questo tempo si potesse debellare il problema delle dipendenze patologiche e delle droghe, ma siamo ancora qui. Il fenomeno non è uguale, non è diminuito, ma è ancora più grave e allarmante. I dati che ci vengono restituiti a livello mondiale europeo ci parlano di un traffico di droga che è enorme. Le sostanze sono sempre di più, le sostanze vecchie, quelle nuove, quelle sintetiche. Il prezzo, il costo è sempre più basso e quindi si diffonde sempre di più. Abbiamo un'emergenza e l'emergenza è quella anche di dire che le droghe fanno male, senza se e senza ma. Sono tutte diverse, certamente, ma tutte sono subdole perché rispondono a un bisogno in modo patologico. Alle risposte che si trovano nelle droghe, noi dobbiamo rispondere invece con uno Stato, delle istituzioni, una politica, con mezzi di comunicazione e informazione, con rappresentanti del mondo dello spettacolo, dello sport, che dicono che c'è un modo diverso per rispondere a quelle domande di senso. Perché alla droga si chiede questo, si chiede di riempire un vuoto, una solitudine, si chiede di dare una risposta di divertimento falso e ingannevole. Alla droga si chiede di avere quello che non si riesce a ottenere dentro di sé o nella relazione con gli altri. E è per questo che è e che sono bastarde. Le droghe ti ammaliano, entrano dentro la tua vita in una luna di miele, ti fanno credere di essere onnipotente o di non sentire nulla, ti anestetizzano oppure ti fanno sentire un supereroe, ma ti rendono sempre drammaticamente più solo e ti fanno diventare un perfetto consumatore, un consumatore di oggetti, di droghe, di sostanze, ma un consumatore anche oggi sempre più delle nuove dipendenze patologiche, quelle da internet, quelle dai social, quelle dalle challenger. Perché oggi parlare di lotta alle droghe significa parlare di lotta alle dipendenze patologiche con tutte le sue e le loro sfaccettature trasversali. Oggi i ragazzi non si fanno soltanto di cannabis piuttosto che di anfetamine, piuttosto che di eroina o di cocaina, le sostanze si utilizzano sempre a più bassa età, 11-12 anni. Oggi la polidipendenza è quella che ti fa essere attaccato a un videogioco per fare un video oppure a un social per far vedere come tu riesci ad andare a 150 all'ora o 200 per le strade della città. E il circuito di dipendenza che si viene a creare è lo stesso. È quello delle endorfine, quel principio di piacere effimero che tridroga nell'anima. E è per questo che io sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi in mezzo agli operatori del settore, quelli del servizio pubblico, delle comunità terapeutiche, al mondo delle comunità scientifiche, oggi insieme ai ragazzi, oggi insieme alla politica, alle istituzioni, ai rappresentanti del mondo dello spettacolo, dello sport, tutti insieme per dire che non c'è niente di normale a drogarsi, che non c'è niente di normale ad essere dipendente patologicamente, no, non c'è niente di normale, e che una vita diversa è possibile, libera di essere vissuta, liberi da ogni dipendenza patologica. E se questo in questi anni non è stato detto, beh, perché faceva comodo. Le dipendenze patologiche tutte, sia quelle da droga che comportamentali, spengono il cervello, annullano la possibilità di pensare, annullano la possibilità di essere dei liberi pensatori. E quello che noi vogliamo invece è degli italiani, degli europei a testa alta, liberi di essere critici, liberi di poter guardare davanti a loro e di credere che una vita è possibile viverla senza essere dipendenti patologicamente, perché una dipendenza sana c'è. C'è una dipendenza sana.
è quella che ci mette al mondo, quella da nostra madre, da nostro padre, quando ci accompagna fino all'indipendenza, quella dell'uomo che noi amiamo può essere una dipendenza sana come quella da nostra madre e da nostro padre quando si diventa più grandi, la dipendenza che c'è tra e con un amico, perché anche questi concetti vanno raccontati. Non è tutto uguale, ma è tutto diverso. Ma nella sua diversità noi abbiamo il compito di distinguere quello che è bene e quello che fa male. E allora io vorrei che questa giornata di lotta alle droghe, alle dipendenze patologiche, sia un modo per ricordarci fortemente che ciascuno di noi ha una responsabilità, la responsabilità di costruire la propria vita su verità scientifiche, su una via che è quella del valore, su la possibilità di vedere che anche chi a volte banalizza l'utilizzo di sostanze o anche chi dice che magari alcuni cantanti come Amy Winehouse oppure Jim Hendrix oppure Janis Joplin oppure Jim Morrison oppure Kurt Cobain che hanno trovato in quelle sostanze la loro creatività e la loro arte, beh non è vero, nelle sostanze hanno trovato la loro morte nella loro solitudine. Perché la droga fa questo, le dipendenze patologiche fanno questo, rendono irrimediabilmente soli. E invece noi vogliamo una comunità che cammini uno a fianco all'altro, per mano, e noi saremo qui a urlare forte e chiaro che le droghe fanno male, le dipendenze patologiche fanno male, senza se e senza ma, per una vita libera da ogni dipendenza. Mi permetto una piccolissima telegrafica riflessione. Io sono qui solo per condurre e ascoltare con piacere tutto quello che è stato detto. La Vice Ministra ha appena ricordato il fatto che alcune persone che poi sono state protagoniste di un gravissimo incidente mortale hanno visto chiuso il loro canale. Siccome ci raccontano che ci sono un sacco di controlli su tutto quello che viene postato su Instagram, Instagram potrebbe controllare prima e chiuderlo prima quel canale, prima che accadano incidenti. Scusatemi. Allora, vogliamo sentire, ci sono tantissimi ragazzi, inviterei sul palco per sentire loro testimonianze e testimonianze anche di genitori. Venite. 1, 2, 3, 4, beh, ci sono giusto 4. Grazie. Accomodatevi. Vorrei sentire, per iniziare, un genitore. Eccolo qua. Buonasera e grazie. Buonasera a tutti. Pendiamo dalle sue labbra. Ci racconti quello che più di significativo, secondo lei, è importante raccontare oggi. Grazie. Io sono un papà di un ragazzo dipendente e mi sento un po' in famiglia oggi, perché qui tra figli, genitori, ministri, professionisti, penso che non ci sia quasi nessuno che non sia stato attraversato nella sua vita da patologie legate a forme di dipendenza. E questo ci affraterna, ci avvicina in qualche modo, perché richiamare in forma diversa il tipo di dolore che si prova nella propria persona quando si è in queste situazioni, o qua ancora di più o in maniera ancora differente per quando ci si trova a motivo di un familiare, credo che ci fa immediatamente sintonizzare sul che cosa stiamo parlando. Per cui è molto importante che noi questo lo facciamo con una nobiltà d'animo, come ho sentito dire negli interventi, alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, con il rispetto massimo che si deve a argomenti così complessi e con la consapevolezza che le vicende di una persona che soffre un motivo di dipendenza sono tutte molto specifiche, particolari, vengono da storie e percorsi imprescrutabili, e che il cambiamento avviene, e questa è una cosa che ho capito da genitore, solamente se scatta qualcosa in ciascuno di noi. Nessuno lo può imporre, né una legge, né lo Stato, né un genitore. Però sia lo Stato, il genitore può stare vicino, può fare un suo percorso per non essere di ostacolo al recupero della persona. E quindi una cosa che io
ho sperimentato e che invito tutti i familiari di persone con forme di dipendenza, sono state ricordate l'alcolismo, il tabagismo, il gioco compulsivo, la sessualità compulsiva, la dipendenza dai social, ce ne sono tantissime, di affiancarsi con altri pari, ce ne sono tanti, sono i gruppi di mutuo autoaiuto, la fratellanza dei 12 passi, sono tante modalità, sono gratuite, sono accessibili in tutte le parti d'Italia, in cui appunto tra pari non si chiede niente più che il nome e la condivisione di un percorso di recupero. E quella è un'occasione in cui non si è più soli, perché credo degli interventi che ho ascoltato l'elemento più importante è quello di non sentirsi soli, non essere soli, perché la forza delle droghe, la forza delle dipendenze è che ti isolano, e ti isolano e ti colpiscono da solo. Tu pensi, assumendole, di poter interagire col mondo, in realtà ti autoescludi. Ecco, quindi il miglior antidoto è questo, è stare insieme come oggi a riflettere, a condividere anche da posizioni, sensibilità differenti, però con il rispetto che si deve a delle vite che sono in sofferenza, ma anche con la prospettiva e la bellezza di vedere una vita che si recupera. Io ho mio figlio che è ancora in comunità, la comunità di Anova, e sta facendo il suo percorso di recupero, sono ormai 14 mesi, e non vi dico che gioia si prova nel vedere come un ragazzo riprende in mano la sua vita. E quindi è vero che c'è molta sofferenza, però c'è anche tanta gioia. Grazie. Bellissime parole, eh? Prego. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, io sono Martina e sono una residente della comunità Incontro da circa 2 anni. La mia esperienza con le sostanze è iniziata come iniziano di solito le esperienze, insomma, con le sostanze leggere. Ho iniziato a far uso di sostanze in età molto giovane, con i ragazzi più grandi, e ho sempre sottovalutato il problema. Avevo tanto bisogno di sentirmi parte di qualcosa, e quindi usare sostanze mi faceva sentire parte di un gruppo. Con l'andare del tempo, come diceva lei, questo grandissimo senso di solitudine, di inadeguatezza, di insicurezza, mi ha portato a conoscere le sostanze più pesanti, e a quel punto non sono più riuscita a star senza. La mia vita era una rincorsa continua per la sostanza. Ho perso tutto. La mia famiglia era disarmata. I miei amici si sono allontanati, quelle poche amicizie sane che avevano costruito si sentivano impotenti davanti al dramma della mia dipendenza, della mia tossicodipendenza. È andato avanti per molto tempo, perché, come diceva lei, la sostanza mi dava delle sensazioni che da lucida pensavo di non avere, pensavo di non provare, quindi per molto tempo mi illudevo di potercela fare, di poter avere una doppia vita, fino a quando la sostanza ha preso il sopravvento. Di conseguenza sono stata ricoverata e ho avuto un paio di ricoveri, e alla fine mi sono presentata alla comunità Incontro, dove avevo uno stato di incoscienza, di incapacità fisica, psichica, e questo è stato un bene, perché mi sono affidata completamente agli operatori, ai responsabili e all'equipe multidisciplinare. Hanno visto delle caratteristiche in me che neanche io credevo di avere. Con il tempo ho imparato
attraverso il sacrificio, attraverso le regole, attraverso il rispetto degli orari, ho imparato che cosa significa vivere all'interno della società e non ai margini. La nostra comunità ha delle regole ben precise, degli orari scanditi da una campana che Don Pierino Gelmini, Don Gelmini, ha fortemente voluto, e quindi questo mi ha insegnato una disciplina e soprattutto sacrificio e tanto coraggio, perché come diceva il nostro fondatore Don Gelmini, la cosa più preziosa che l'uomo possegga è il coraggio. Grazie. Di queste cose, qual è quella che ti piace, di quelle che ha appena detto lei, sottolineare di più? Il coraggio che ci porta ogni giorno ad andare avanti, perché il percorso è ancora lungo e quindi dobbiamo avere il coraggio e la forza di andare avanti tutti i giorni. Quando ti sei accorto che il coraggio era accanto a te o dentro di te? Quando mi sono affidato completamente alla comunità e a Giampaolo, perché quando me ne volevo andare lui è sempre stato con me, ha impiegato molto tempo, lui impiega tutto il tempo della sua vita per aiutare persone e per riportarle a una vita normale. Quindi grazie a Giampaolo e grazie a me che mi sono affidato a lui. Vogliamo sentire un altro genitore? Allora, una mamma, grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io sono Antonella e mio figlio è fuori dal tunnel, noi siamo fuori dal tunnel, la nostra famiglia è fuori dal tunnel grazie alla comunità terapeutica Il Ponte di Civitavecchia. La nostra, sentite le testimonianze degli altri, è una storia molto comune a tutte, con delle sfaccettature diverse ma in sintesi molto comune. È partita da mio figlio tutto con una semplice canna. Abbiamo voluto non vedere il problema inizialmente perché abbiamo sperato che si appassionasse ad una vita sana, grazie al suo fisico prorompente era un ragazzo sportivo, ha fatto un nuoto a livello agonistico anche con discreti successi, quindi abbiamo soprasseduto nei primi tempi, poi piano piano vedevamo che lui entrava sempre nel tunnel e più noi cercavamo di tendergli la mano meno lui quella mano voleva vederla. Voleva o poteva vederla, non poteva vederla. Passavamo le nostre giornate cercando di capire che cosa avremmo potuto fare, che cosa ci avrebbe potuto aiutare, e più ci rendevamo conto che da soli non ce l'avremmo mai fatta. Io parlo qui oggi e mi sento orgogliosa, ma perché l'unico sentimento che provavo, uno dei pochi sentimenti che provavo all'inizio, quando Antonio, prima che entrasse in comunità, era la vergogna. Qualche volta che riuscivo a superarla ne parlavo con qualcuno e vedevo negli occhi degli altri la commiserazione. Più vedevo la commiserazione degli altri, più mi sentivo sola. E più si alzava tra di noi, tra noi genitori e mio figlio, il muro di disprezzo, di odio, più cresceva questo muro e sono sicura che non saremmo mai riusciti ad abbatterlo se non grazie alla comunità in cui lui stesso, per sua volontà, ha deciso di entrare. Nel momento in cui l'abbiamo portato, io pensavo, mi sono sentita sollevata, anche perché lui gli ultimi 2 mesi non ha vissuto a casa, quindi dico, lo lasciamo qui, sono tranquilla, è chiuso qui dentro, non può far danni, non può far male a sé e agli altri.
E invece poi abbiamo capito in quel momento che il nostro lavoro di genitori cominciava lì. Grazie alla comunità abbiamo piano piano, mattoncino per mattoncino, buttato giù quel muro che si era alzato tra di noi a causa delle sostanze. E adesso ci tengo soltanto a dire una cosa, non voglio sembrare troppo sentimentale, ma è così bello. Lui è in fase non residenziale, ha quasi terminato la fase non residenziale, frequenta con discreto successo l'università, ha ripreso in mano la sua vita con grande soddisfazione sua e di noi, e vedeste quanto è bello chiudere una telefonata con un ti voglio bene e sentirsi dire mamma ti voglio bene. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, volevo innanzitutto ringraziare chi ha permesso a noi della Dianova di essere qui oggi a testimoniare. Vi spiegherò in breve la mia storia per presentarmi e per condividere un po' di me con voi. Mi chiamo Damiano, ho 28 anni e vengo da Roma. Sono nato in un quartiere popolare, uno dei tanti quartieri difficili di Roma. Purtroppo ho una brutta storia alle spalle, sono cresciuto con le mie sorelle nella difficoltà di una famiglia particolare. I miei genitori biologici non sono stati mai presenti, avendo anche loro stessi problemi di tossicodipendenza. Io e le mie sorelle siamo andati avanti con mille avversità, finché due persone meravigliose hanno cominciato a prendersi cura di noi. La mia sorella più piccola è andata a vivere con loro, mentre la più grande si è rifatta una famiglia. Io ho preferito rimanere dove ero, perché nel degrado di quel quartiere mi sentivo a casa. Sono cresciuto con attorno figure che erano tutt'altro che raccomandabili. Tutto intorno a me era malfamato. Le cose che ho visto e che ho fatto mi hanno confinato in quel posto e pensavo che vendere, rubare e drogarsi fosse il normale ciclo della vita. Andando avanti con gli anni ho avuto la fortuna di fare altro e di vedere altro, grazie ai miei attuali genitori. Ma purtroppo qualche strascico me lo sono portato dietro. Ho iniziato a drogarmi da adolescente, passando da droghe leggere ad alcol e droghe pesanti, portando avanti qualche progetto, ma conducendo comunque una doppia vita. Dal lato un ragazzo che si impegnava nel lavoro e nel sociale, dall'altro avevo una sorta di calamita per certe situazioni che mi attiravano e poi mi bloccavano come nella tela di un ragno. Pensavo però di poter controllare tutto, che avrei risolto tutto, quando avrei voluto io, di smettere quando lo dicevo io. Era tutta una grande bugia che mi raccontavo e più andavo avanti e più era difficile allontanarmi dalla sostanza. Il 1 gennaio del 2022, in seguito ad un brutto incidente, ho finalmente deciso di dire tutta la verità alla mia famiglia. Abbiamo iniziato un percorso che mi ha portato nella comunità di Dianova, dove sono 14 mesi che lavoro su me stesso. L'equipe di Dianova mi ha dato un'altra prospettiva di vita, un nuovo mondo da scoprire. La comunità è una palestra di vita, mi dice sempre il mio direttore. E grazie agli strumenti forniti ho acquisito nuove risorse per poter affrontare le difficoltà. La droga è soltanto la punta dell'iceberg, sotto quella punta c'è molto altro, rifiuto sociale, abbandono, storia al limite, emarginazione. Fortunatamente ci sono persone come in Dianova che da anni si impegnano a recuperare chi nella vita è caduto e non ha avuto la forza di rialzarsi da solo. Quindi volevo ringraziare tutta l'equipe di Dianova e tutti voi. Grazie mille. Le conclusioni, nel senso, abbiamo sentito testimonianze di due genitori, di altri ragazzi. Tu hai ascoltato tutto, non ti chiedo un riassunto, ma la cosa che tu vorresti dire, proprio perché oggi è la giornata mondiale contro le droghe, quindi non ti chiedo uno slogan, ma proprio distinto, che cosa ti viene da dire proprio come conclusione?
Buonasera a tutti. La cosa che mi sento di dire è che c'è una seconda possibilità per ognuno, che si può sempre recuperare e bisogna avere la capacità di chiedere aiuto. Io l'ho fatto verso i 30 anni e nonostante sapevo che avrei potuto farlo prima. Non si può vivere di se e di ma di avrei potuto, però non è mai troppo tardi. La comunità di Anova, da dove vengo io, ospita persone di ogni età e quindi mi sento di dire di farsi avanti alle istituzioni, ai SERD, ai punti di ascolto, alle mille possibilità che ci sono, di chiedere aiuto, di rimboccarsi le maniche e di riprendere la propria vita in mano. Io vi ringrazio e vi ritroverò tra poco, perché poi c'è una piccola sorpresa, va bene? Allora, potete accomodarvi. E a questo punto volevo invitare due ospiti internazionali, prego, Kevin Sabat e Luke Niforatos. Ho letto le loro biografie, potrei stare qui un'ora a parlare di quanti riconoscimenti a livello internazionale sono stati fatti per il loro lavoro di ricercatori, di studiosi e di collaboratori delle Nazioni Unite. Do adesso subito la parola a loro. Ok? Good afternoon, everybody. Your Excellencies, Ministers, thank you so much. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per averci invitato oggi, dopo aver ascoltato queste testimonianze incredibili dai genitori e dalle vittime di questa patologia, che sono riusciti a superarla e sono la prova concreta che il recupero c'è, è concreto ed è una cosa che noi dobbiamo promuovere. Vorrei innanzitutto ringraziare, prima di parlare o farvi vedere le slide della nostra esperienza negli USA, vorrei dare un sentito grazie al governo qui, in particolare il Dipartimento Antidroga, che ho avuto il privilegio di lavorarci ad intermittenza dai tempi dell'amministrazione Obama e anche successivamente. L'impegno che il governo italiano e in modo particolare il Dipartimento spendono per le questioni collegate alla droga è fonte di ispirazione, perché mentre alcuni paesi, adesso non farò nomi perché noi non vogliamo certo creare incidenti diplomatici, non è questo il mio intendimento, però alcuni paesi stanno un po' facendo dei passi indietro, si stanno rimangiando le parole su quelli che sono anche trattati internazionali. L'Italia invece è sempre stata una voce forte a livello internazionale. Alcuni paesi vogliono tornare indietro e vogliono rinunciare alla fiducia per un mondo senza droga. L'Italia invece è sempre stata molto forte nel promuovere questo tipo di mondo e diciamocelo chiaramente, anche questi obiettivi a lungo termine sono obiettivi che devono essere incoraggiati e celebrati. Noi vogliamo un mondo privo di conflitti, sappiamo che non ci sarà un mondo privo di conflitti, forse lungo la nostra vita, però è una cosa verso la quale possiamo volgere. Vogliamo un mondo libero dai tumori, dalla povertà, e vogliamo anche un mondo libero dalla droga, anche se sarà così difficile da raggiungere. Il nostro obiettivo deve essere così remoto e nobile, mentre altri paesi sono andati verso la legalizzazione che promuovono e normalizzano la droga. L'Italia invece è stata sempre molto decisa a livello internazionale e questa voce è molto molto importante. Io credo che sia uno dei motivi per i quali l'Europa ad oggi non si è mossa verso la legalizzazione delle sostanze psichedeliche, cannabis, anche droghe come eroina e cocaina, che in alcuni luoghi del Canada e in alcune parti degli USA sono de facto legalizzate oggi. Quindi grazie, un sentito grazie al Paese per questo. Allora mi è stato chiesto di parlare un po' di quelle che sono le tematiche specifiche della cannabis, che secondo me è la droga più malintesa fra tutte. Abbiamo sentito di una madre oggi che comincia con semplicemente una piccola canna e c'è ragione.
perché chiunque usa eroina, cocaina, metanfetamina, nel mio paese 120.000 persone all'anno morte, soprattutto per oppioidi sintetici, fentanyl. Però non parte con fentanyl, non comincia con cocaina, non inizia con metanfetamina e eroina, ma comincia con le droghe che sono quelle più disponibili, più normalizzate. E queste droghe sono l'alcol, lo dobbiamo ammettere, che fra le altre non è un esempio per noi da seguire. E comincia con la marijuana, con la cannabis, di cui vi parlerò oggi nella mia trattazione. Ecco, se riesco a far funzionare le diapositive. Allora, collaboriamo con tutta una serie di associazioni mediche e altri gruppi. Dobbiamo assicurarci che siamo basati sulla scienza per quello che facciamo. Quando parliamo di cannabis, noi dobbiamo parlare della marijuana di oggi. Chiamerò la nuova marijuana. La nuova marijuana non è quella che veniva utilizzata 30-40 anni fa. Stiamo parlando di una sostanza molto potente. Queste sono tutte illegali in 25 stati negli USA, sono ampiamente disponibili in paesi che hanno legalizzato. E perché ricordatevi, e credo che questo possiamo avere un dibattito aperto, io non mi sfuggo da un dibattito, chi vuole avere un dibattito su questo facciamolo, però dobbiamo essere molto chiari su che cosa significa legalizzazione cannabis. Non è questione di giustizia sociale, ma è una questione di profitto, cioè un numero ristretto di società diventano molto molto ricche, così come noi abbiamo le grandi società di produzione di tabacco. Quindi non è una questione di dare il segno della pace, sono ragazzi che sembrano come Luca e Dio a Wall Street, che ridono fino alla banca mentre fanno finta di interessarsi a minoranze etniche, via dicendo. Bene, quindi questa potenza quindi è schizzata alle stelle perché la soffiazione è un business e poiché è un business vogliono avere un profitto e non c'è un profitto da voi soltanto se ne usi poco, c'è un profitto dagli esseri umani che ne usano tanta. Ecco perché qualsiasi generale Trump, anche questo era di Biden, eccetera. Ecco, c'è una cosa. Allora, naturalmente Trump e Biden non sono d'accordo su tutta una serie di cose, con Obama potete immaginarvi, ma una cosa su cui sono d'accordo è che la cannabis è una droga pericolosa. E gli stati che stanno legalizzando non lo stanno facendo al nome della scienza. Proprio perché sono in Italia, per esempio, vorrei farvi un esempio che io adoro il caffè italiano. Allora, l'esempio è che la quantità di THC utilizzato dall'utente medio di cannabis raffrontato con 20 anni fa è come andare a raffrontare una piccola bottiglia di Coca-Cola come equivalente caffeina a 33, noi li chiamiamo grandi cappuccino, quelli che prendiamo alla Starbucks. Ecco. Questa è la differenza della quantità di psicoattività che viene oggi utilizzato. Quindi una piccola Coca-Cola e 33 cappuccino. E questo proprio per la quantità di THC. E allora ricordatevi, cannabis è una pianta che è molto complessa, ci sono centinaia di ingredienti, l'ingrediente che è legato ai recettori si chiama THC e questo è quello che ti fa inebriare. Noi sappiamo che THC attacca varie parti del cervello, ivi compresa la parte del cervello che è responsabile della assuefazione e che è la memoria e la ricompensa. Bene, l'addiction, l'assuefazione è una cosa che va a pilotare il tuo cervello, ti fa fare delle cose semplicemente che non faresti e che le fai per via della droga. Quindi ti dirotta il cervello. Ecco, bene, e gli utenti quotidiani della cannabis di oggi sono 5 volte più maggiori probabilità di avere un disordine psicotico, una psicosi o una schizofrenia tipo psicosi. Questo è un numero veramente incredibile, non c'è nessun'altra droga che è collegata alla malattia mentale. Naturalmente le droghe sono molto nocive, però non sono collegate alla malattia mentale allo stesso modo con la potenza che invece ha la cannabis. Un altro argomento per la legalizzazione è che ti puoi eliminare la mafia e tutto il mercato sotterraneo se fai la legalizzazione.
perché se te che legalizza, allora la mafia andranno, a fare qualcos'altro. Bene, invece, la realtà è che questi rimangono nel mercato in California. La mafia è responsabile per l'80% del mercato del cannabis, anche se è stato legalizzato 5 anni fa, o anche di fatto da 20 anni, perché gli attori illegali vanno a sottostare al mercato ufficiale, non seguono le regole, fanno quello che gli pare e sono coinvolti in tutta un'altra serie di business, quindi non se ne vanno via. Sapete qual è il numero uno di business dei cartelli colombiani? Non sono le droghe, ma sono l'attività di mining e il taglio degli alberi per alcuni cartelli messicani delle droghe. Allora, in Oregon 80-30% del cannabis è venduto legalmente. Questo è stato legale per più di 10 anni, 18-30%, scusate. Quindi questo vuol dire che se tu legalizzi le droghe non riduci la popolazione del carcerati. E quindi questo può succedere nelle comunità povere, perché la stupefazione non è soltanto nel DNA, è anche l'ambiente. Quindi se hai meno accesso allo sport, se hai meno accesso alla salute, se hai meno accesso agli alloggi, allora hai più probabilità di diventare stupefatto, e queste società lo sanno, quelle del tabacco, dell'alcol e del cannabis, e sanno su chi puntare. Ecco, allora vorrei brevemente parlare se la marijuana è una droga di passaggio. Allora, la maggior parte delle persone che usano cannabis non passeranno ad altre droghe, però il 99% di coloro che usano altre droghe hanno iniziato con la cannabis. Quindi come la vogliamo vedere? Sta a voi decidere. Però, insomma, è molto chiaro in tutti gli studi che l'uso della marijuana è in qualche modo collegato. In America, se tu usi la marijuana tutti i giorni, hai 48 volte più maggiori probabilità di chi non usa niente di utilizzare cocaina, 25 volte maggiore possibilità di usare metanfetamina. E quindi è assolutamente collegato. Io tantissimi dati che lascerò a vostra disposizione, perché non abbiamo tempo di parlarne oggi, però ecco, ve lo leggerò. E non ho soltanto dati dall'America, Australia, Regno Unito e via dicendo. Quindi non mi concentrerò su tutte queste informazioni sull'utilizzo dei giovani teenager, ma dipendenza è una malattia del cervello, ma non è così come un ictus o l'Alzheimer, è diverso. Risponde a incentivi positivi o anche negativi, quindi è interessante vedere che se riusciamo a incentivare la gente a smettere di usare droghe anche senza trattamento o appunto entrando in comunità, per esempio, questo è positivo. Non si può incentivare qualcuno a non avere un ictus, non si può dire ti do 100 euro se non hai un ictus domani, questo non può funzionare. Però con la dipendenza, in effetti, la dipendenza risponde a conseguenze e incentivi, quindi se si hanno degli incentivi, quale un lavoro, la comunità, i pari, il sostegno della famiglia, ebbene si hanno più possibilità di far smettere la persona di assumere droghe. Questa è una cosa molto importante. Ci sono molti dati, molte persone per esempio non pensano che si possa diventare dipendenti dalla cannabis, ma il 30% delle persone che utilizzano la cannabis, che l'hanno utilizzata nell'ultimo anno, sono dei dipendenti, quindi dà dipendenza, anche se la gente non ritiene che la dia. E anche appunto i tassi di utilizzo di disturbi che sono correlati all'utilizzo di sostanze. Ecco qui, la realtà è che è senz'altro da dipendenza, e per i giovani, questo vale anche per l'Italia, la cannabis è la sostanza più comune correlata e associata ai disturbi da utilizzo da sostanze, perché ancora una volta lo ripeto, non si inizia dalla cocaina o dalle metanfetamine o dall'eroina. Questi dati li lascerò comunque nella presentazione perché possiate darvi uno sguardo
più tardi. Allora, cosa stiamo parlando quando parliamo di legalizzazione della cannabis? Vogliamo ripercorrere la stessa strada di quello che abbiamo fatto con il tabacco, quindi un incubo. Quindi esiste qualcuno che vuole vendere questo prodotto per fare profitto. In America avevamo queste pubblicità delle sigarette, avevamo addirittura dei medici che dicevano che le sigarette erano sane. E avevamo degli attori, addirittura degli sportivi, tutti i tipi di sportivi, i giocatori di baseball, Jackson Robinson per esempio, attori che venivano pagati dalle aziende e per promuoverle. Ora abbiamo la stessa cosa per la cannabis, abbiamo attori, cantanti. Naturalmente questo avrà un effetto. E dobbiamo quindi pensare a quale tipo di società vogliamo costruire. In Italia, l'Italia deve pensarsi nell'arena mondiale degli scambi commerciali, della concorrenza, perché vi posso dire che i rivali più acerrimi sono i giovani che non fanno uso di cannabis come invece lo fanno gli europei, i giovani europei. E questo davvero è una sostanza che ha implicazioni che vanno molto al di là di quello che noi pensiamo. La marijuana e la legalizzazione della marijuana può essere una politica di ingresso verso la legalizzazione di altre droghe. Si parla di psichedeliche, di quello che era stato fatto negli anni 60, l'LSD, i funghi allucinogeni. E le grandi aziende, grandi multinazionali, fanno grandi sforzi per legalizzare tutti i tipi di droghe, perché questo è il passo successivo. Non pensate che il dibattito si arresterà alla cannabis. È solo l'inizio, perché una volta che avranno vinto in British Columbia, io vivo a Vancouver parte del mio tempo, ci sono dei gruppi che danno l'eroina, il governo lo sa e non fanno nulla. Questo è dietro l'angolo proprio, a Vancouver, una delle città più belle del mondo, e danno eroina, cocaina e metanfetamine, facendo passare il messaggio che se è pura e non adulterata è sicura. Ma lo sappiamo dalle persone che sono qui, le persone che hanno parlato del recupero, sappiamo che queste droghe non sono sicure, anche se sono pure, anche se non vengono tagliate con sostanze sintetiche, asserviscono la nostra mente e il nostro corpo, e quindi dobbiamo rimanere concentrati sulle vere soluzioni che ridurranno il problema, cioè iniziando dalla prevenzione. Se un bambino non utilizza droghe entro i 21 anni, è molto probabile che non lo farà più, è un dato statistico molto importante, quindi dobbiamo farli passare attraverso gli anni tutta la loro età di teenager. È tutto quello che ha fatto anche San Patrignano da 24 anni, e tutte le altre, anche quella di Civitavecchia e altre, ne abbiamo bisogno. Dobbiamo mettere in atto delle politiche di recupero, mostrare alle persone che il recupero è reale, è qualcosa che esiste, vi ridà la vita, è qualcosa a cui ci si può sperare. Abbiamo bisogno di questo, di uno sforzo a livello internazionale. È per questo che l'Italia può svolgere un ruolo importantissimo, e anche le forze di polizia fanno parte dell'equazione per far sì che le droghe non arrivino, per far sì che il prezzo aumenti, perché ci crediate o no, gli utilizzatori di droghe sono sensibili ai prezzi, così come tutti i consumatori. Se i prezzi rimangono alti e la disponibilità bassa, è essenziale. E quindi anche le forze di polizia possono individuare quali sono gli utenti, quali sono gli utilizzatori di queste droghe, perché si possa aiutare. Abbiamo visto che molti hanno detto, anche oggi qualcuno ha detto, io pensavo di poter smettere in qualsiasi momento. Noi l'abbiamo sicuramente sentito qualcuno dire, anche con il fumo, e quindi è necessario un intervento perché appunto la persona possa riprendersi la vita
nelle sue mani. Adesso voglio presentare il nostro vicepresidente esecutivo che viene dal Colorado e che vi mostrerà dei dati specifici sull'esperimento della legalizzazione nel corso degli ultimi 10 anni. Grazie dell'attenzione. Thank you. Ci ha parlato degli effetti della liberalizzazione in alcuni stati e ha concluso con la prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione, io mi permetto di dirvi che quando alcuni ragazzi ricordano ancora la loro prima esperienza, hanno detto: mi sentivo solo, c'è stato un momento in cui ho pensato che quella cosa potesse coprire questo vuoto. Ricordiamoci che ci sono ragazzi che non si sentono soli e stanno benissimo, ma stanno in gruppo con persone e solo perché si pensa che sia un gioco iniziano a fumare spinelli. Quindi molti iniziano non perché abbiano dei problemi psicologici, ma una volta iniziato, hanno iniziato. E fino a quando ci saranno degli idoli degli adolescenti, i ragazzi guardano solo questo, che si fanno fotografare con gli spinelli, oppure dicono: non dico che si debba fare, però l'ho fatto, non danno una mano. Queste persone in televisione, cantanti, non devono più entrare fino a quando non dicono: chiedo scusa 3 volte, quella cosa non dovevo dirla. Alcuni personaggi dello spettacolo hanno preso posizione, anche in maniera molto dura e decisa. Altri invece contribuiscono ad alimentare il pensiero che sia un gioco. E allora, se è un gioco, giocano tutti, anche quelli che, come quei ragazzi che hanno parlato della loro esperienza, avevano dei problemi gravissimi alle spalle. Ci sono figli di persone normali, di famiglie per bene, che iniziano per giocare. Dobbiamo dire che le droghe fanno male, le droghe non sono un gioco con il quale giocare, anche questo è importante. La parola adesso a Luke. Thank you. Thank you all so much for the honor and the privilege to join you. Grazie moltissime di avermi dato questo onore e il privilegio di potervi parlare del mio stato, il Colorado, il primo in America a aver legalizzato la marijuana completamente in termini di promozione, pubblicità, vendita. Io vengo dal Colorado e io sono sia metà americano che metà greco, quindi la metà di me ringrazia per l'arte, eccetera, per tutte tante belle cose, e l'altra metà invece vi dice prego. Quindi è un piacere essere con voi e quello che devo dirvi è che parlo sulla base della mia esperienza diretta. Sono un padre, in effetti ho 2 bambine di 6 e 12 e di 2 anni in Colorado e ho una bella moglie e ho visto quali sono le conseguenze dell'esperimento della legalizzazione della marijuana e ha reso il mio stato un posto molto peggiore. Il mio stato consta di montagne bellissime, di aree dove si può sciare, ma adesso è conosciuto solo per una cosa, per la marijuana. E quando dico alla gente da dove vengo, mi dico: ah, è il primo stato che ha legalizzato la marijuana, quindi ora il mio stato è conosciuto e è noto per questo. Un amico mi ha mandato questa foto di una mamma con il bambino e anche un altro bambino nel passeggino che sta aspettando davanti a un negozio per acquistare la marijuana. Questo è il messaggio quindi che viene inviato quando si legalizza la marijuana, viene normalizzata e poi ci sono dei negozi. Questo è un negozio di zaini, ci sono entrato con mia moglie e le mie figlie, abbiamo visto dei cioccolatini che si possono prendere all'ingresso senza pagare. Allora io ho preso una cioccolata, la mia figlia che aveva 4 anni ne ha presa una e stavamo quasi per mangiarla, ma quando ci siamo accorti che ogni quadratino aveva 10 mg di THC e vengono regalate. Guardate, sembrano dei cioccolatini, sono molto belle per i nostri bambini. C'è qualcosa che non va.
E questi sono i negozi di marijuana che vedi, che si vedono in Colorado, ve ne sono più di 1000. E abbiamo circa 600, sono come 600, come tutti i McDonald's e tutti gli Starbucks messi insieme. Quindi, qual è la situazione? Kevin ha detto che questa industria fa denaro sulla assuefazione e la dipendenza. Il 20% degli utilizzatori di cannabis in Colorado sono responsabili del 70% del consumo. Quindi questi fanno davvero, sono senz'altro, è senz'altro importante, è essenziale per chi fa soldi sulla marijuana che vi siano persone dipendenti. Più ci sono persone dipendenti, più si innalzano i profitti. Quindi questa industria, e questo è uno studio che è stato condotto a Denver, più dell'80% di questi store raccomandano la marijuana alle madri incinte per la nausea. Non sono medici, non sono, ma sono semplicemente delle persone che vendono la marijuana e che dicono alle donne incinte che lo possono utilizzare, anche se noi sappiamo dalle riviste del settore che questo è tremendo per la donna incinta, può fare male al feto. E poi abbiamo il Health Department del Colorado che fa questo report ogni 2 anni su le cose come vanno con la legalizzazione. Questi sono alcuni dei risultati. Abbiamo più di 30.000 famiglie in cui i bambini sotto l'età di 14 sono esposti al fumo secondario della marijuana passivo. Abbiamo visto che il fumo della marijuana è altrettanto nocivo quanto quello del fumo. Abbiamo adesso dei molti casi in cui viene utilizzata la marijuana e poi vanno lì a fare il dabbing e il vaping della marijuana. Sapete cos'è il dabbing? Il dabbing è il modo in cui i giovani usano la marijuana, è un nuovo modo di andare a svapare la marijuana, il THC direttamente e che attecchisce subito i tuoi sensi ed crea molta assuefazione, è molto inebrianti e quindi ci sono un maggior numero di ospitalizzazioni, di ricoveri per via della diagnosi collegate alla marijuana e quindi ci sono tanti sintomi in cui c'è per esempio molti casi in cui di vomito inarrestabile e poi fatto questa indagine nazionale sull'uso delle droghe e il Colorado è quello che ha il più alto uso quotidiano della marijuana tra giovani e adulti e anche la concorrenza di altri disordini da sostanza e problemi mentali e quindi abbiamo un grandissimo aumento di questi problemi da quando c'è stata la legalizzazione e poi abbiamo delle persone che molte telefonate al centro antiveleni perché le persone chiamano il centro antiveleni perché hanno degli effetti nefasti per l'uso di questa marijuana. Però uno dei maggiori problemi che noi vediamo proprio è sulla strada. Il numero di persone morti per persone inebriate per cannabis è aumentato del doppio e vediamo che questo numero aumenta sempre di più. Questa è la sostanza numero uno che crea le vittime della strada, la cannabis. Quindi molti incidenti fatali sulla strada. E poi parliamo del mercato clandestino. Bene, il mio stato con la legalizzazione spedisce la marijuana in tanti altri stati in America dove non c'è la legalizzazione della marijuana. Alcuni hanno la legalizzazione della marijuana ma viene spedito perché costa di meno e il mercato clandestino, la criminalità organizzata non deve pagarci le tasse, non pagherà mai le tasse, avrà sempre dei prodotti più economici rispetto a quello ufficiale. Quindi non ci sbarazzeremo mai dei trafficanti di droga per quanto noi lo vogliamo, continueranno sempre a esistere e il focus di questa industria, come è stato poc'anzi, è sulle comunità a basso reddito, quindi abbiamo la verde, questa è la città di Denver, tutto quello che è verde e dove c'è ci sono in vicinati più i quartieri più ricchi, mentre invece in viola la parte più povera e poi i punti sono tutti i punti in cui viene venduta
la cannabis a marijuana. Ecco, quindi si avranno molti profitti dalla legalizzazione della marijuana, molto gettito per lo Stato. Bene, però noi vediamo che questa è solo una frazione di una percentuale di quelli che sono gli gettito, cioè sono soltanto proprio una manciata di dollari rispetto ai costi da sostenere, cioè i costi di molte più persone che muoiono per strada, di dover dare trattamento a persone che soffrono di le conseguenze di marijuana, il fumo passivo di marijuana e tutte quelle altre cose che tu pagherai come società per queste cose, cioè il pronto soccorso, i servizi sanitari, e quindi semplicemente i numeri non quadrano. E poi abbiamo visto molte comunità, compreso il Colorado, che hanno detto va bene, non vogliamo più la marijuana nei nostri area. Bene, allora perché io sono qui oggi? Bene, io ho detto che sono un papà. Io camminavo con mia moglie, poi la nostra via aveva 10 mesi, Shiloh, e stava dormendo nel passeggino e stavamo camminando in questo vicinato di Denver dove ci sono un sacco di famiglie con giovani, un sacco di campi giochi. E poi a un certo punto sta dormendo nel suo passeggino e mentre noi camminiamo qualcuno si accende la canna e il fumo di questa canna va a finire sul, cioè copre il suo passeggino, lei sta dormendo e mia moglie si gira verso di me e dice sai questa cosa succede ogni volta che io la porto qui a fare una passeggiata e queste cose non devono accadere. Allora io mi sono girata verso di lei e ho detto hai perfettamente ragione, la sua famiglia dovrebbe diventare vittima dell'uso della cannabis, dell'uso del fumo passivo di cannabis e tutte le altre cose che vediamo nel nostro stato. E quindi ho detto che io avrei deciso di parlare dell'esperienza, dell'impatto che ha sulle famiglie, sui bambini, al mondo e al mondo. Quindi vi ringrazio oggi per avermi dato la possibilità di parlare. E l'ultima cosa che vorrei dire, ecco, noi abbiamo parlato prima del coraggio, che ci è voluto coraggio per iniziare il recupero e le persone che vi hanno influenzato. E allora io voglio ringraziare voi e tutti coloro che sono in questa sala per il coraggio che avete avuto per imboccare questa strada del recupero. Vi applaudo la vostra iniziativa e ringrazio anche i membri del governo oggi che hanno coraggio di dire la verità non solo sulla cannabis ma anche delle droghe e l'impatto che può avere sulla nostra comunità, perché non tutti i governi hanno questo coraggio e quindi un grande e sentito applauso per il vostro coraggio. Grazie a tutti. In fact, I need your place now. Sorry. Ho bisogno di sedermi lì? No. Invito adesso i quattro ospiti che sono stati prima annunciati dal ministro Bodi, possono venire qui. Abbiamo Roberto Mancini, Arianna Fontana, Max Giusti e padre Mario Marafioti. Grazie. Allora, Max Giusti ha una bellissima esperienza legata allo sport e do volentieri la parola a lui. Grazie. Ma guarda, volevo chiedere, non mi ricordo il tuo nome, Damiano, in che quartiere sei nato? Vigne Nuove. Io sono nato in via del Trullo 190, che era una vecchia periferia romana, ormai è stata sopravanzata. Perché le vecchie periferie adesso sono periferie che hanno dato i loro spazi, i loro luoghi comuni e sono usciti al luogo di comunità, perdonate, e di condivisione. Io ho un'esperienza che alcuni di voi conoscono, come il ministro Abodi o magari Vito Cozzoli o pochi altri. Io anni fa volevo essere presente nel mondo, nel tessuto sociale e ho preso come un pazzo furioso la gestione di un centro sportivo in piena periferia. E da noi si insegna a giocare a tennis, vengono
400 persone in un club che non è un club, in un circolo che non è un circolo, perché non bisogna pagare una quota sociale, perché non bisogna vestirsi tutti dello stesso colore, perché non bisogna avere nessuno che ti presenta, ma perché in una piena periferia, in via della Pisana, poi alla fine si arriva alla Regione Lazio, voi che state uomini di istituzioni, magari vi do anche un segno di riconoscimento, almeno geografico. E in questi anni, io che sono nato a Via del Tullo 190, e quando ero piccolo io, non era una vecchia periferia, era una nuova periferia, ma era una periferia molto solidale. Io in questi mesi e in questi anni, io ci sono cresciuto in mezzo alla droga, l'ho schivata, come tutti, non mi metto a fare la lista delle persone che non ci sono più, per noi che siamo nati, a Roma si diceva che si moriva in fontanella, no? E quando vedi i genitori, perché il vero dramma è per i ragazzi, e l'altro per chi non li molla mai, per chi spera sempre che tutto finisca, e finisca un incubo per sé, per i fratelli di questi altri ragazzi. Beh, io ho una piccola cosa, l'ho fatta e l'ho imparata. L'unico regalo che posso fare ai ragazzi, con tutti quelli che lavorano con me, vabbè, chi paga, chi non paga, sta a guardare chi paga e chi non paga, basta che li fai uscire da casa e stanno con te, e poi tutto si risolve, ma è avere un obiettivo. Noi nostri ragazzini insegniamo un obiettivo, noi abbiamo un posto dove ci sono dei ragazzi che diventano dei professionisti e altri che iniziano così, e noi siamo quelli che diventano un po' professionisti o quasi, come esempio per loro. Perché avere un obiettivo che riempie le tue giornate, io voglio diventare un campione, voglio diventare un grande ragazzo, poi se non diventi un campione, se sei diventato un grande uomo, un bravo uomo, una brava persona, è quello che puoi fare. Avere un obiettivo sempre presente di fronte a te. Io voglio arrivare là. E noi l'unica cosa che possiamo fare è dare tutti gli strumenti per arrivarci. Ecco, io questo è quello che ho imparato nel tempo, quello che ho avuto modo di poter imparare. Perché spesso quando ti senti solo è in quei momenti là che viene agganciato, e noi facciamo solo questo, cerchiamo di non far agganciare nessuno. Credo sia arrivato il Presidente del Consiglio, tra l'altro, anzi, Presidente. E quindi mi ha chiesto scusa, ragazzi, ho detto una persona altissima. No, invece volevo proprio dare il benvenuto, anche se non è il mio ruolo. Vorrei chiudere con questa cosa qua. Io ho visto tanti ragazzi che ci hanno mollato e noi siamo andati a riprenderli. Quando ci dicevano no, non me la sento più di venire a giocare 5 giorni a settimana, vieni un giorno, vieni mezza giornata, vieni quando vuoi. E alla fine sono cresciuti da noi dai 10 ai 20 anni, in una periferia dove il tennis magari non era proprio lo primo sport che si facesse. Io però, ecco, visto che è arrivato il Presidente del Consiglio, gli dico, che so che ha molto a cuore queste cose qua, le dico, essendo nato io, come tu a Vigne Nuove, io al Trullo, quando arrivano questi signori che vi fanno questi grandi piani di costruzioni nelle periferie delle grandi città e vi dicono costruiremo queste unità abitative, faremo tutte queste cose, fateglieli fare, però ditegli ok, in cambio mi date questi servizi qua, perché se c'è una cosa, mi viene da piangere, se c'è una cosa che ho visto e che ho vissuto è che quando non c'è uno spazio per poter stare insieme, o se c'è è abbandonato, non è funzionante, ecco, questo è un grande spazio che lasciamo, e qui c'è anche Piante Dosi, che lasciamo a chi ti prende, vieni, ti porto con me, ma che stai a fare qui, a fare lo scemo in parrocchia, ma che stai a fare qui al campo, che è tutto, non c'è più neanche l'erba nel campo, le reti sono rotte, sono sfondate, a Corviale c'è un posto dove si fa calcetto e la notte si sta a presidiare tutte le notti con due persone che fanno dei programmi radio per presidiarlo, perché gli spacciatori hanno gusto di spaccare tutto, perché almeno al buio si può spacciare meglio. Che vi devo dire? La droga non ha mai fatto bene a nessuno. Uno stimolo, un insegnamento, un obiettivo ci può cambiare la vita. Basta, nient'altro di più. Max ha parlato di obiettivi. Io penso che colei che ha vinto più medaglie nella storia dei Giochi Olimpici, ogni giorno di allenamento ha davanti a sé un obiettivo. E do volentieri la parola ad Arianna Fontana. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie insomma per l'invito, per essere qua oggi, è per me importante. Sono
davvero orgogliosa di quello che ho sentito da parte di Luca e il suo collega in precedenza, di come l'Italia, il mio paese che amo, sta, diciamo, è in prima fila nella lotta contro la droga, e questo veramente mi ha reso molto di orgogliosa, quindi grazie. E, per me, diciamo che lo sport è quello strumento che può davvero fare la differenza in tante situazioni, anche come ha detto Max prima, quello che sta facendo lui col suo circolo non circolo di tennis è davvero, davvero qualcosa di importante. Lo sport insegna tanto, insegna il sacrificio, insegna le regole, insegna anche ad accettare tante situazioni o sconfitte, che magari giuste o non giuste che siano, ma soprattutto ti fa anche condividere tante, tante cose con i tuoi compagni di squadra, con i tuoi avversari, ti insegna il rispetto soprattutto appunto negli avversari, negli allenatori e anche nei giudici. Questo mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare la donna che sono oggi, e mi ha insegnato tanti, tanti principi importanti, etici e morali, e credo veramente che se in qualche modo riusciamo a incentivare i genitori a essere ancora più coinvolti nella vita dei propri figli, perché ovviamente i figli sono il mondo per i genitori, i genitori farebbero di tutto per i propri figli. Io ho come esempio, non sono madre, non lo sono ancora, ma posso prendere esempio i miei genitori, e hanno fatto sempre di tutto per supportare me e mio fratello, ma anche per proteggerci da, appunto, da queste dipendenze, non solo di droghe, e aiutandoci e spingendoci proprio nello sport ci hanno indirizzato in un ambiente sano, salutare, sia fisico che mentale. Quindi spero davvero che, insomma, qua abbiamo tanti, tanti ministri, ho sentito prima che ci sono tanti progetti in ballo che vogliono essere portati avanti, quindi questo è sicuramente importante, e spero che, sono sicura che farà la differenza nel futuro della nostra Italia. Grazie. Buonasera Padre Mario. Noi siamo vicini di casa. Vero, vero, grazie. L'ingresso di casa mia per 10 anni è stato dato alla comunità Emanuel. Buon segno, buon segno. Grazie a tutti. No, questo riconoscimento non è per me, è per la comunità Emanuel, per le comunità che qui hanno parlato, ragazzi, ragazze, familiari, mamme, papà, operatori, per tutte le comunità, per tutti gli uomini di buona volontà e per tutti quelli che hanno deciso di combattere e di vincere. Una delle mie pene in questi anni è che noto che siamo in un mondo, una società che conosce il male, lo produce pure, ma non vuole vincerlo, si contenta di gestirlo, diventa un grande gestore del male. Mi domando continuamente come mai non vinciamo questa battaglia contro la droga. Qualche volta me lo chiede una mamma, un ragazzo, prima di venire qua, una mamma in lacrime: Padre Mario, ma quando la vinceremo questa battaglia? Beh, a livello individuale, nelle comunità, sappiamo che la vinceremo non quando smetteremo l'uso delle sostanze, ma quando cambieremo vita. Quando cambieremo vita? Quando cambieremo mentalità. Cosa ci vuole per cambiare mentalità? Riconosce che abbiamo una mentalità drogata, che sta e alimentata da una società drogata, che ci vuole quindi un'altra mentalità, ci vuole un percorso dell'anima, che combatta i falsi principi, soprattutto il principio drogato. Se lo posso enunciare brevemente, io e il mio io si declina, io e il mio bisogno, io l'oggetto del mio bisogno, io la soddisfazione del mio bisogno, anche senza gli altri, anche contro gli altri, anche senza Dio,
anche contro Dio. Quando vinceremo dunque questa battaglia? Quando, a livello individuale, ci accompagniamo tutti, accompagniamo i ragazzi, cambiare vita, cambiando mentalità, cambiando i falsi principi e acquisendo principi di verità, di relazione, di verità e d'amore. E a livello sociale, una volta, più volte mi viene chiesto, quando tu, io, lui, lei, noi, voi, loro, essi, facciamo la guerra, facciamo una rivoluzione culturale globale e permanente, che veramente ci faccia combattere insieme per non soltanto gestire il male, ma per sradicarlo. E nel frattempo, un motto e una testimonianza. Il motto, me lo ripeto spesso io, se lo ripetono gli operatori della Guatemala, cambia il mondo da dove puoi, comincia da te. La testimonianza, la dedico in particolare, permettetemi, all'onorevole Alfredo Mantovano, che so che ci ha tenuto a organizzare questa manifestazione e a cui voglio dire in pubblico, permettetemi, che continuo a seguirlo sempre con grande stima, con grande affetto, faccio il tifo per lui, per il governo, e invoco la Madonna del discernimento, della sapienza, dell'intraprendenza, dell'equilibrio, della mediazione, perché davvero si faccia la guerra e si vinca. Ma termino con questa breve testimonianza, visto che abbiamo un grande giornalista. Un giornalista bravo, aveva fatto il suo lavoro per tanti anni, era credente ma non praticante. Un giorno incontrò una famiglia e trovò una fede più viva. Questa fede, in un servizio giornalistico dove fu mandato, fu impressionato da tanta povertà, e l'ultima immagine che aveva catturato con la sua macchina fotografica era di una povera bambina seduta nella sporcizia fuori di una capanna fatiscente che piangeva, se la mangiavano delle mosche. La notte divenne in sogno, come un incubo. E sentì tanto dolore che con quella fede che aveva ritrovato cominciò a dire: oh Signore, fai qualcosa. Si svegliò e sentì, dice lui, da sveglio la voce: ho fatto te, va. Ho fatto te, Padre Mario, te, onorevole Montalbano, Presidente del Consiglio, ministri, amici, lottatori, buon combattimento fino alla vittoria. Allora, un grazie ancora a Padre Mario e alla sua comunità Emanuele. E adesso c'è una cosa che riguarda Roberto Mancini e che lui deve ancora vedere. Faccio una premessa. Purtroppo questo si usa per filmare tutte le cose peggiori, perché più sono brutte e più ci sono visualizzazioni e più ci sono i like e più c'è l'illusione di poter lavorare. E quindi noi abbiamo pensato di fare una cosa partendo proprio da questo ragionamento. Possiamo vedere il filmato? Le droghe? Tutte le droghe fanno male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere. Hai visto Mancini? Che cosa ha fatto? Ha fatto un video contro le droghe. Dai, facciamo un video anche noi. Dai. Le droghe, tutte le droghe fanno male. Bravi, fatelo girare. Tutte le droghe fanno male. Ma se ne può uscire. Vivete le emozioni, quelle vere. Io avevo fatto i complimenti, però sono meritati, perché bravissimo. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Beh, no, almeno questa volta è stato usato per fare qualcosa di buono. Fatelo girare che è importante. Beh, io posso dire che lo sport fa bene, le droghe fanno male, tutte le droghe, e non si può sentire che qualcuno dica che ci sono le droghe leggere. È una cosa veramente assurda questa, quindi...
prima di me hanno parlato persone molto più esperte in questo settore, però devo dire che mi sono emozionato nel sentire il papà e la mamma che vede i loro figli uscire dal tunnel, i ragazzi che piano piano stanno uscendo. Ecco, io ho la fortuna di seguire ogni tanto una comunità tra Brescia e Verona, dove c'è una suora che fa per 100 suore e ha 250 ragazzi, e tutte le volte che io vado, loro sono felicissimi, mi raccontano quello che stanno facendo e vedo nei loro visi proprio la voglia di uscire, di tornare alla vita che hanno abbandonato anni prima, e lottano e combattono. E ci sono persone che non sono neanche parenti di questi ragazzi e sono lì a combattere con loro, aiutarli tutti i giorni. Ecco, io dico questo, dico che noi, io come sportivo o voi come persone normali o come ministri, potete aiutare tutti questi ragazzi che ne hanno bisogno, perché a volte si usa a pensare che, ecco, a mio figlio non può capitare o a mio nipote non può capitare. Questo può accadere a chiunque, e poi quando ci si trova dentro credo sia veramente difficile. Quindi diamogli una mano, perché sono ragazzi che meritano grande rispetto e grande aiuto. Grazie. È venuta un'idea. C'è la marcia della pace, no? Che coinvolge tantissimi. Facciamo la marcia contro la droga, coinvolgendo tutte le scuole di tutte le città, e vediamo quanta gente viene. Allora, ringrazio i nostri ospiti, dovete accomodarvi perché adesso c'è una piccola cosa per voi. Possono venire i nostri testimoni di prima, i ragazzi, grazie, grazie ancora. Allora, no, qui, Roberto, grazie, qui, Arianna, Max, Padre Mario. E allora, a loro viene dato questo riconoscimento come testimone dell'educazione nella prevenzione contro la droga, a Max Giusti. Ad Arianna Fontana, a Padre Mario Marafioti e a Roberto Mancini. Grazie a tutti, grazie ragazzi. Potete accomodarvi, invito sul podio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano. Grazie. Ringrazio Gianni Ippoliti, ringrazio il Presidente della Camera non solo per la sua presenza ma anche per la sua bella, squisita accoglienza, il Vicepresidente del Senato, tutti i ministri, viceministri presenti, parlamentari, i giovani delle comunità, Kevin e Luke per la loro descrizione, i testimonial. Il mio compito è semplicemente quello di dare la parola alla Presidente del Consiglio, che ringrazio in modo particolare per essere in mezzo a noi, una sorta di premessa alle sue conclusioni. Abbiamo ascoltato le testimonianze toccanti dei ragazzi e dei loro genitori, abbiamo appreso dalla viva voce di chi con competenza e con un lavoro iniziato da qualche decennio negli Stati Uniti vive gli effetti delle leggi legalizzatrici di sostanze improvvidamente definite leggere. Lo abbiamo fatto insieme con l'ultimo giro di tavolo perché vogliamo superare il silenzio e l'indifferenza. Il primo passo è una corretta informazione. Vi è un rapporto inversamente proporzionale tra la corretta informazione e quindi la consapevolezza del fenomeno e l'uso di sostanze, in particolare tra gli adolescenti. In Italia la prima informazione finora è stata bassa e la seconda elevata. In Svezia, modello di, diciamo, costumi abbastanza liberi, accade esattamente il contrario. E oggi circolano più stupefacenti rispetto a qualche anno fa, lo attestano i dati ufficiali e aggiornati del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio nella relazione che tra qualche giorno sarà inviata ai Presidenti delle Camere
Ci sono una serie di dati, sono centinaia di pagine, ma ne cito un paio, soltanto tra i più significativi. Nel 2022 4 milioni e 900 mila persone hanno fatto uso di almeno una sostanza stupefacente, il 10% della popolazione italiana. Tra loro ci sono persone che guidano veicoli, che lavorano, magari svolgono lavori impegnativi, difficili. Sempre nel 22 vi è stato un aumento di consumo tra gli studenti, sono poco meno di 1 milione i ragazzi tra i 15 e i 19 anni, ma sono il 40% del totale, la loro fascia di età, che riferiscono di aver consumato droga almeno una volta nella propria vita. 120.000, quasi il 5%, hanno riferito di aver usato 20 o più volte cannabis nel mese precedente la domanda che è stata loro rivolta. Questa iniziativa, l'iniziativa di questa sera, testimonia nel modo più chiaro che c'è un mondo che non si rassegna. Un mondo fatto di giovani, di famiglie, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo. Un mondo che oggi vede al suo fianco le istituzioni. Un mondo che non condivide questa deriva e che anzi da qualche mese mette in comune le esperienze maturate sul campo per circoscrivere il più possibile questa deriva e per invertire la rotta. Comunità, SERD, regioni, professioni a vario titolo coinvolte, psichiatri, psicologi, tossicologi, medici di ogni specializzazione. Dall'avvio dell'attività di questo governo vi è un lavoro perché questa condivisione sia effettiva e concreta. Fin dall'inizio, fin dai primi giorni dell'attività di governo, una rappresentanza delle comunità, dei SERD e di tutti gli altri soggetti che prima indicavo, incontra nella sede della direzione antidroga a scadenze periodiche i ministri e i loro collaboratori, ciascuno con competenza specifica nel settore. Ogni incontro è preparato dalla trasmissione al ministro, che di volta in volta arriva, delle principali questioni poste sul tappeto, di competenza ovviamente del suo dicastero. Il ministro arriva, affronta già preparato sulla base dei quesiti che gli sono stati rivolti le questioni, e poi seguono dei tavoli tecnici per entrare nel dettaglio e trovare le soluzioni rispetto ai problemi posti. Finora ciò è accaduto con i ministri di interno, salute, giustizia, lavoro e politiche sociali, cultura, istruzione, università, sport e giovani, e a breve incontreremo disabilità e famiglia. Ringrazio ovviamente i ministri e i loro collaboratori per la pronta disponibilità a condividere questo lavoro. Intendiamo ampliare le competenze del Dipartimento Antidroga perché, come è stato suggerito in più di un intervento, più che Dipartimento Politiche Antidroga bisognerebbe parlare di Dipartimento Nazionale nei confronti delle dipendenze, di ogni tipo di dipendenza, quindi anche quelle che sono state ricordate a cominciare dalla ludopatia. Vanno conferite autonomia e consistenza alle risorse che sono dedicate al settore, con l'istituzione di un fondo nazionale per la lotta alle dipendenze patologiche, perché il Fondo Nazionale per le Politiche Antidroga, istituito all'incirca un decennio fa, poi è stato fatto confluire in un fondo più ampio, e invece è bene che ci sia una gestione autonoma. A novembre del 2021 a Genova si è tenuta la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, e secondo il testo unico sulle droghe dovrebbe tenersi ogni 3 anni. Quella immediatamente antecedente si era svolta 13 anni prima, a conferma della disattenzione. Ne va messa un'altra il prima possibile, per porre al centro del dibattito politico e culturale la questione fondamentale, che non è la sostanza, ma è la persona. E il dibattito deve ruotare attorno alla persona. La sostanza è importante, ma non è il centro. Nell'interlocuzione in particolare col Ministro della Salute è stato posto l'accento sul diritto di scelta.
non è possibile che se io intendo sottopormi a una cura ho la possibilità di farlo in ogni zona del territorio nazionale, poi per chi invece intende affrontare un percorso di recupero della tossicodipendenza si venga vincolati al territorio dove risiede, quando la varietà degli approcci al recupero può far preferire una soluzione più adeguata. Vanno definite linee guida col Ministero della Salute per l'accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche. Certo, esiste il titolo quinto, esistono le competenze delle regioni, ma degli standard minimi per evitare tali e tante differenze a seconda delle sensibilità degli amministratori territoriali vanno superate. E poi tanto altro, il cui filo conduttore è soprattutto la collaborazione tra le istituzioni, in modo particolare sul territorio, ma io mi fermo qui perché altrimenti annoierei e toglierei spazio all'intervento più atteso, che è quello della Presidenza del Consiglio, ma un'ultima cosa tengo a dirla. La sfida veramente cruciale è quella educativa, lo abbiamo ascoltato da tutti gli interventi. Non possiamo attestarci sulla riduzione del danno, perché significherebbe rassegnarci, mi rifaccio in modo particolare all'intervento di Padre Mario, alla gestione del male. E noi non vogliamo gestire il male, vogliamo invertire la rotta. Che cosa voglio dire quando parlo di sfida educativa? Faccio un esempio concreto. Nella mia vita precedente ho fatto il giudice penale e il giudice penale è vincolato molto al fatto, quindi mi viene più facile raccontare un fatto che enunciare dei principi. Tutti noi conosciamo la tragica vicenda di Pamela Mastrogiacomo, nonostante siano trascorsi 5 anni dalla sua morte. Era una ragazza romana di 18 anni. Il 30 gennaio 2018 viene uccisa a Macerata dopo aver patito una prolungata violenza sessuale da parte di un cittadino nigeriano, Osegale, riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo. Mi permetto di parlarne avendo incontrato più di una volta la madre, anche di recente. In questa vicenda terribile c'è un passaggio che a me personalmente sconvolge più di tutti, più del trattamento disumano che le è stato usato e del quale trascuro i dettagli, tanto è una vicenda che tutti conosciamo e quindi è inutile riprenderli. Pamela era ospite di una comunità che conosco e che apprezzo. Da essa si allontana senza essere vista, poco prima di essere uccisa. E sulla strada viene raccolta da un passante nella sua automobile. Lei non ha un centesimo, ha bisogno di denaro per consumare la droga. Lui, in questo caso italiano, adulto, con un lavoro, trovando per via questa diciottenne che potrebbe essere sua figlia, la tratta come una merce. Le passa 50 euro, probabilmente quelli che a lei serviranno per poi acquistare l'ultima sua dose, e compra un rapporto sessuale con lei. La storia e la vita delle persone dipendono anche dai sé e dai ma. Sarebbe andata a finire alla stessa maniera se quell'uomo, cogliendo l'evidenza, avesse accompagnato Pamela in comunità o se avesse avuto verso di lei un minimo di quella pietà che invece è mancata totalmente. Una persona per bene, non uno spacciatore, avrebbe potuto recitare una parte diversa, avrebbe potuto usare in modo diverso la propria libertà che in quel momento si è manifestata nella consumazione di un rapporto sessuale a pagamento. Il nostro approccio non vuole essere né ideologico né divisivo, lo attesta la composizione di questa sala. Quello che interessa realmente non sono i milligrammi in più e in meno di ciascuna delle sostanze riportate dalle tabelle. La linea di confine è su qualcosa di più importante. E sul significato da conferire a termini come libertà e come responsabilità, prevenzione, informazione, educazione, vicinanza,
prima dei pur importanti commi o articoli di legge, questo è il terreno di confronto e, se necessario, di scontro. La parola al Presidente del Consiglio. Dunque, intanto buonasera a tutti e grazie, grazie davvero a tutti i nostri relatori, ai nostri testimoni, al Gianni, a tutte le persone che sono presenti, al sottosegretario Mantovano, un saluto particolare al Presidente della Camera, al Vicepresidente del Senato, ai ministri. Io voglio dirvi che sono sinceramente contenta di essere qui oggi, che sono contenta di essere qui oggi con tanti ragazzi, tante ragazze per celebrare insieme la 36esima giornata mondiale contro la droga, istituita dalle Nazioni Unite nel 1987. Sono felice per il significato, passatemi il termine, quasi rivoluzionario che ha essere qui oggi, governo, istituzioni, testimoni al settore pubblico, privato sociale, comunità terapeutica, esperti del settore, ma se vogliamo soprattutto famiglie, giovani, insegnanti. Perché sì, noi abbiamo una giornata mondiale contro le droghe, ma particolarmente negli ultimi anni attorno a quella scadenza c'è stata sostanzialmente soprattutto indifferenza. Allora non è scontato essere qui oggi, banalmente perché non è avvenuto in passato. Si è preferito tenere i riflettori spenti sul tema della droga, sul fenomeno che pure era sotto gli occhi di tutti essere crescente delle dipendenze patologiche, su un'emergenza della quale noi fingiamo di accorgerci solamente quando arriva la tragedia, con una diciamo indignazione a intermittenza che dura lo spazio di una notizia, il tempo necessario a piangere la vittima di quella tragedia e che poi scompare molto spesso senza neanche citare la causa che ha portato a quella tragedia, cioè la droga, cioè la dipendenza. Lo abbiamo visto anche in queste settimane. Perché? Perché farlo comporterebbe inevitabilmente un esame di coscienza su come è stata trattata questa emergenza. Perché di fatto è come se noi considerassimo la droga alla stregua di una calamità, alla stregua di qualcosa che è imprevedibile, che è imprevisto, che è inevitabile. Però è un atteggiamento ipocrita, perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Perché quello che accade continuamente non è inevitabile ed è tutt'altro che imprevedibile. Quello che accade è stato banalmente tollerato, banalizzato, quando non addirittura propagandato. Noi viviamo nel cinico paradosso di una vulgata che spaccia la droga, lo diceva anche il sottosegretario Mantovano, l'hanno detto in molti, come una forma di libertà. E io davvero non riesco a capire come si faccia a considerare libertà qualcosa che ti rende schiavo. Torno alla citazione più bella che ho letto della parola libertà, l'ho già citata in passato. Dice un filosofo francese, si chiama Gustave Thibon, che l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno. È libero nella misura in cui dipende da ciò che ama ed è schiavo nella misura in cui dipende da ciò che non può amare. Ora, ditemi, chi è dipendente dalla droga? La assume per amore o la assume per costrizione? E come si può amare una costrizione? E come la si può considerare una forma di libertà? Io non ho mai amato l'ipocrisia, non mi considero una persona ipocrita. So che l'ipocrisia a volte è comoda, molto,
molti spesso, diciamo, lo sanno e agiscono di conseguenza. E allora voglio ribadire alcuni concetti che io considero abbastanza semplici, ben sapendo che in questo tempo, quando tu dici delle cose lapalissiane, quasi banali, molto spesso vieni, per questo, diciamo, diventi oggetto di polemica. Non mi difetta l'esperienza su questo, io sono una persona abituata a difendere ciò in cui crede. Punto primo, la droga fa male sempre e comunque. Ogni singolo grammo di principio attivo che consumi si mangia un pezzo di te. Non importa quanto grande o piccolo sia, si mangia un pezzo di te. Ti promette qualcosa che non può darti e ti chiede in cambio qualcosa che non potrà mai restituirti. E questo sul piano fisico, ma non solo. Perché quando tu ti convinci che hai bisogno di quella sostanza per essere all'altezza, per superare una prova, per essere accettato, tu stai sostanzialmente dicendo a te stesso che sei sbagliato. Stai rinunciando a metterti alla prova, ti stai nascondendo. In una parola, stai rinunciando a vivere davvero. La droga ti illude che può rendere migliore la tua vita, ma in realtà quello che fa è impedirti di vivere quella vita fino in fondo. Ti illude che può renderti più forte, ma in realtà ti indebolisce passo dopo passo sempre di più. Di conseguenza, seconda cosa banale da dire, le droghe fanno male tutte. Non ci sono distinzioni sensate da questo punto di vista. Chi vi racconta che in fondo ci sono delle droghe che non hanno delle conseguenze vi sta dicendo una menzogna e lo sa. Dire che le droghe sono tutte uguali e che addirittura ci sarebbero droghe che possono essere usate senza problemi è un inganno che sulla nostra società ha prodotto delle conseguenze pesantissime. Dicevano che rendendo meno trasgressivo agli occhi dei giovani l'uso di alcune sostanze, di fatto, diciamo così, chiudendo un occhio, quasi accettandole, ne sarebbe diminuita la diffusione. Le cose non sono andate così, non sono io a dirlo, sono i freddi numeri della realtà. Ringrazio gli esperti per i numeri e le esperienze che hanno portato. L'età media nell'uso di droga si abbassa sempre di più. L'Italia ha scalato le classifiche europee nell'uso di cannabis tra gli studenti. La polidipendenza è sempre più diffusa tra i giovanissimi. E ciascuna di quelle sostanze oggi è sempre più aggressiva. Questa è un'altra cosa della quale non si parla. In uno spinello di oggi c'è una percentuale di THC, cioè di principio attivo, che è enormemente più grande della quantità di principio attivo che c'era nello stesso spinello di 20, 30, 40 anni fa. E allora si può davvero definire leggero qualcosa che ha al suo interno il 25%, il 37%, fino al 78% di principio attivo? Terzo, questo governo non intende voltarsi dall'altra parte, non intende ignorare questa emergenza, ma la vuole affrontare con coraggio e con determinazione. E certo, anche per noi, come per altri, sarebbe molto più comodo sul piano del consenso fare finta di niente, ammiccare alle dipendenze per sembrare anticonformisti, accaparrarsi così le simpatie di tanti. Ma guardate, io penso che non ci sia niente di più anticonformista che dire le cose come stanno, assumendosi la responsabilità di quello che si dice. E una politica seria che ai giovani, una politica che ai giovani non riesce magari a dare risposte adeguate sull'istruzione, a dare risposte adeguate sul lavoro, a garantire il merito, a offrire opportunità, che non riesce a stare loro accanto e che in cambio dice vabbè, però fumati una canna, non sarà mai la mia politica. Io penso
Io penso che l'approccio debba essere diverso e voglio dire che è finita per quello che mi riguarda e fin quando ci sarà questo governo la stagione dell'indifferenza, della sottovalutazione, della normalizzazione, del lassismo, del disinteresse. Noi ci siamo assunti questa responsabilità e il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che lo Stato intende fare la sua parte per combattere un fenomeno che è fuori controllo. Io non ricorderò ancora dati, sono stati ampiamente ricordati, li riconoscete meglio di me. Mi basta dire, sì, l'abbiamo visti i risultati del lavoro che abbiamo fatto, vi ringraziamo tutti qui dentro per quello che avete fatto in questi anni. Sì, grazie, sì, ci pensa, sì. Sì, ma abbiamo visto i risultati nei numeri, onorevole Maggi, delle politiche che avete portato avanti in questi anni. No, ma guardi, non vi preoccupate, abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone, di queste famiglie. Lei dovrebbe ricordarsi che è grazie alle politiche che avete fatto se siamo ridotti così. La ringrazio per aver partecipato. Lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire, onorevole Maggi, dovrebbe saperlo molto bene. Scusate, Gianmarco, no, smettila. Onorevole Maggi, lei dovrebbe sapere che io non sono una persona che si fa intimidire. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, sa perché? Perché io so esattamente che cosa sto facendo. Il punto è se ve ne rendiate conto voi di quello che state facendo. Il punto è se voi vi rendiate conto di quello che state facendo. No, lo fanno a po'. Alfredo, io sono stata lunghi anni al 3%, capisco che cosa vuol dire cercare una visibilità. Li rispetto e apprezzo. 6 milioni di consumatori. Va bene, possiamo andare avanti? Vi ringrazio. Avete organizzato per anni convegni che nessuno si è azzardato a contestare perché, onorevole Maggi, voi avete organizzato per anni convegni raccontando un mondo che non esisteva, che però nessuno si è permesso di tentare di bloccare. Nessuno si è permesso di avere questa mancanza di rispetto. Oggi dovete accettare che c'è un altro governo che è stato scelto dagli italiani per fare esattamente le politiche che sta facendo. Quando sceglieranno voi, porterete avanti le vostre. Grazie, arrivederci. Ok, allora ho perso il filo ovviamente, ma aspettate, qua devo ritrovare il filo. Sì, parlate con la maggior parte delle comunità. Allora, mi sono persa, eccolo, l'ho ritrovato. Scusate. Grazie. Nella dinamica parlamentare siamo abbastanza abituati. Allora, dicevo, terzo punto? Stavo al terzo punto? No, l'avevo ritrovato adesso, calmi un attimo, ce la farò. Ah, dicevamo che il messaggio che lanciamo oggi è che ovviamente lo Stato intende fare la sua parte. Non intendo tornare sui dati, ma che credo sia oggettivamente intollerabile per qualsiasi nazione civile dover vedere bambini che vengono ricoverati in ospedale per aver assunto accidentalmente droga che era stata lasciata incustodita dai loro genitori, o vedere neonati che vengono al mondo in crisi d'astinenza, che si devono mantenere a metadone appena nati.
Io penso che chi si gira dall'altra parte o chi dice che va bene così, obiettivamente abbia un problema, diciamo, dovrebbe avere, no? Un problema di coscienza per quello che noi stiamo vedendo nelle nostre quotidianità. Allora, per tutte queste ragioni, fin dal nostro insediamento noi abbiamo deciso con nettezza di invertire la rotta. Sì, abbiamo un'idea chiara su quale debba essere l'approccio rispetto a questa tematica. Sottosegretario Mantovano, al quale io ho affidato questa delega al Dipartimento, sapevo quanto la sua esperienza, la sua conoscenza del settore avrebbero fatto la differenza, ha rappresentato un valore aggiunto, vi ha raccontato molto del lavoro che abbiamo fatto finora, che intendiamo fare, dall'ampliamento delle competenze del Dipartimento, la necessità di istituire un fondo autonomo che sia dedicato a tutte le dipendenze patologiche. Noi siamo solo all'inizio del nostro lavoro e sia chiaro che è un lavoro che vogliamo fare con chi quel lavoro lo fa ogni giorno, con chi ha molto da insegnare alla politica perché vive sul campo con la propria esperienza un fenomeno che è in costante evoluzione e che deve essere ogni giorno studiato e sul quale ogni giorno c'è bisogno di aggiornamento. Noi vogliamo, in buona sostanza, questo pure Alfredo lo diceva bene, il punto è che noi vogliamo rimettere al centro la persona umana e rimettere lo Stato, l'istituzione, i servizi, ad ascoltare i bisogni delle persone con un approccio che inevitabilmente deve essere multidimensionale, multidisciplinare. E anche questo, guardate, è un cambio di paradigma. Perché noi in questi anni abbiamo visto farsi sempre più strada nella nostra società quella che Papa Francesco ha tante volte denunciato come cultura dello scarto. Una cultura infame che ti considera utile solamente a parametri dati, che tende a lasciarti ai margini se di fatto non corrispondi ai canoni del perfetto produttore o del perfetto consumatore. Così gli anziani vengono trattati come scarti proprio quando avrebbero più esperienza da dare. I disabili spesso vengono trattati come scarti, come se non avessero moltissimo da insegnarci. I tossicodipendenti sono stati trattati come scarti, quando era dimostrato che un tossicodipendente è un malato perfettamente curabile e che dopo un percorso, di recupero può essere restituito alla società come persona che ha qualcosa da insegnare agli altri. Che se tu cadi e qualcuno ti dà una mano e ti rimetti in piedi, tu potrai a tua volta rimettere in piedi tanti altri dopo di te. È stato dimostrato, voi lo dimostrate. Questo governo intende combattere la cultura dello scarto, perché a dispetto di un mondo che vuole che tu sia qualcuno, se sei uguale agli altri, noi dobbiamo ricordarci che ognuno di noi nasce con un codice genetico unico e irripetibile. Cioè ogni essere umano che viene al mondo è un pezzo unico. E quindi la nostra grandezza non è nell'essere uguali, la nostra grandezza è nel tirare fuori l'unicità che abbiamo. Questo ci rende nella nostra unicità tutti estremamente importanti. Non ci sono parametri. Per questo c'è solo il fatto che in tutta la storia dell'umanità non ce ne sarà un altro come me. Mai. Questo vuol dire la persona al centro, capire il valore della persona umana. Diceva bene Alfredo Mantovano, il tema non è la sostanza, il tema è la persona, perché la causa è la persona, la sostanza è l'effetto. Noi vogliamo rimettere al centro la persona umana e credo che lo Stato, la scuola, la famiglia debbano in questo senso riappropriarsi del loro ruolo, di una autorevolezza che non è data dall'autorità, che è data dalla solidarietà. Accompagnare i più giovani, spingerli a credere in loro stessi, a riconoscere il loro valore, dare risposte alle loro aspettative, insegnare loro
che la trasgressione vera è riuscire a affrontare la vita nelle difficoltà che ha. È lì che dimostri chi sei. Anche quando cadi, certo, perché tutti cadono. Il punto non è se cadi, il punto è se riesci a rimetterti in piedi. Se hai la forza, se hai la determinazione, anche chiedendo aiuto, perché nella vita si deve anche chiedere aiuto. Evviva chi è che da solo pensa di poter risolvere tutti i problemi. Noi dobbiamo avere il coraggio di tornare a raccontare ai nostri ragazzi che se provano un vuoto, quel vuoto non verrà colmato dalla dipendenza. La dipendenza aumenterà quel vuoto e ti allontanerà dalle persone che ami e ti renderà sempre più solo. Perché queste sono le storie che io ho sentito raccontare da chi quelle storie le ha vissute, perché poi i fenomeni non si capiscono con i numeri, i fenomeni si capiscono con le storie delle singole persone. Che dall'altra parte ci saranno delle istituzioni che, se hanno un problema, faranno del loro meglio per non girarsi dall'altra parte, che sono a loro disposizione. Guardate, non vuole essere un approccio paternalistico, non è il tema, perché diranno anche questo, l'approccio paternalistico, lo stato etico, c'entra niente l'approccio paternalistico, c'entra la responsabilità, c'entra il tema della responsabilità delle istituzioni, c'entra il tema della solidarietà, la responsabilità di fare cose difficili se quelle cose sono giuste, la responsabilità di non girarsi all'altra parte, di andare controcorrente. Se noi non cambiamo questo, cioè se non cambiamo l'approccio, tutte le leggi che possiamo fare, le norme che possiamo fare, i fondi che possiamo mobilitare non basteranno. Serve un'altra narrazione sul piano educativo e sul piano culturale. Perché anche qui, Gianni, ne vogliamo parlare? Io ho, tutta la narrazione va unicamente in una direzione. Film, serie televisive, il messaggio sottinteso è sempre lo stesso: la droga è anticonformista, la droga non ti fa male, la droga fa bene. E arriviamo al paradosso di avere serie che ti raccontano come un eroe, lo spacciatore, sulle stesse piattaforme che facevano i documentari contro Vincenzo Muccioli, contro un uomo che aveva salvato migliaia di ragazzi, quando lo Stato era girato dall'altra parte. Anche queste sono cose che bisogna avere il coraggio di dire, e io quel coraggio lo voglio avere. E quindi voglio dire ai tanti altri che sono in questa sala, a quelli che sono fuori da qui, ai Vincenzo Muccioli, ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, ne ho conosciuti tanti. Ho imparato una cosa: io combatto contro la droga quando ero ragazza, insomma è sempre stata una delle mie tante certezze. Mi interrogavo, no, quando ero rappresentante studentesco, su come si facesse a convincere i giovani, no, che sono sempre quelli un po' più, che ti guardano un po' più dall'alto in basso quando tenti di affrontare questo tema, e che porta molti poi a adeguarsi, perché altrimenti ricordo che invitai a parlare in diverse scuole Paolo De Laura, oggi presidente di Anglad, insomma ex San Patrignano, un ragazzo che girava con degli stivaloni da cowboy, era stato svariate volte in percorso di recupero, e alla fine quella storia, quando veniva raccontata, ammutoliva tutti. Una cosa la voglio dire a questi ragazzi: quando voi finirete il percorso, e per quelli di voi che hanno finito il percorso di recupero, ricordatevi che siete migliori di tanti altri, che c'è tanto che potete insegnare e che potete dare, e quello che c'è stato indietro, per come lo avete affrontato e per come siete riusciti a superarlo, è la vostra, è quello che vi definisce. Non vi definisce che siete finiti nel tunnel della droga, vi definisce che siete riusciti ad uscirne. Per cui grazie, grazie per quello che dimostrate, e grazie se saprete trasferirlo anche a tanti altri. E voglio dire a loro
e a tutte le associazioni, gli operatori che operano in questo campo, so che è stato un percorso nel quale spesso vi siete sentiti soli, non siete più soli. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie a tutti. Da domani potrete seguire su tutte le reti RAI lo spot che è stato realizzato e se vi è piaciuto fatelo girare. Grazie.